Buongiorno a tutti, benvenuti alle buone pratiche. Allora, io sono molto più breve del sindaco Maciantelli, saluto, e quindi il saluto sarà ovviamente un saluto, ma anche vorrei portare una testimonianza, nel senso che io credo invece alle buone pratiche. Le buone pratiche non sono solo quelle del teatro per il teatro, sul teatro, ma sono anche quelle degli amministratori che si devono preoccupare, in quanto assessori alla cultura, come me, di un territorio. Ecco, qui a Bologna, nella provincia di Bologna, mettiamo in pratica le buone pratiche e quindi vi farò degli esempi perché mi sembra anche giusto parlare di cose concrete. Allora, in questo mese abbiamo 3 rassegne spalmate su tutto il territorio, virtuose, e quando dico virtuose parlo che con pochi fondi, con una grande collaborazione sia pubblico che privato, ma soprattutto tra i comuni, quindi si tratta di progetti intercomunali, si riescono a portare nel territorio, nei teatri del territorio, spettacoli di grandissima qualità. Ecco, la parola qualità è una parola importante se parliamo di buone pratiche. La scelta a monte di spettacoli e di programmazioni di qualità, spettacoli che portano sul nostro territorio premi nazionali, per esempio, e qui voglio citare Tracce, che è partita giovedì, per cui 3 giorni fa, una rassegna che è arrivata alla 14ª edizione, per cui è una cosa che si è consolidata e cresciuta nel tempo, che vede 16 spettacoli, di cui tantissimi premi nazionali, e quindi anche giovani compagnie che vengono qui e si mettono in gioco con un pubblico diverso, con un pubblico nuovo, su 8 comuni del territorio. Abbiamo attualmente in corso nell'Appennino, per cui anche in zone difficili da raggiungere, perché quando si parla di teatro si parla anche di un pubblico che ha anche diritto di andare a teatro. Parole e musica, una rassegna fatta appunto nei teatri, nelle sale polivalenti, nelle biblioteche, dove si incontrano artisti, musicisti, letterati di grande spessore, in luoghi dove spesso attualmente, a causa anche della neve, difficili da raggiungere. Si parla di Porretta, si parla di Vergato, si parla di luoghi, a volte addirittura salta anche l'appuntamento, ma è un rischio che bisogna correre, perché è giusto pensare che il teatro deve arrivare là anche dove è difficile, per ragioni legate al tempo. Si è voluta fare proprio a gennaio o a febbraio la rassegna, proprio per dare la possibilità al pubblico di poter partecipare a questi grandi incontri. Parlo di, per esempio, cartelloni unici. Abbiamo 3 teatri del territorio che fanno un unico cartellone, 3 teatri per te, 3 teatri storici. Quindi parlo di tutta una serie di cose, e lascio fuori comunque una legge importante che abbiamo, che è la legge 13 regionale, che dà proprio la possibilità a compagnie che fanno un lavoro importantissimo sul territorio, tra cui anche il Teatro dell'Argine, tra cui il Teatro delle Ariette, teatri quindi che hanno anche non solo nella loro, diciamo, programmazione teatrale lo spettacolo, ma fanno anche attività didattica, fanno anche attività sul territorio, perché le buone pratiche, guardate che bisogna insegnarle ai bambini, bisogna pensare che un'amministrazione lungimirante metta a disposizione dei fondi sulla didattica dell'arte, didattica del teatro, didattica della musica. E quando si parla di didattica non si parla solo delle cose che si fanno a scuola, ma si parla di utilizzare i teatri, le biblioteche, i musei come veri testi di educazione alla creatività, quindi il laboratorio, l'importanza del laboratorio. Ecco, queste sono veramente, a mio avviso, buone pratiche, così come una buona pratica anche ricordare Claudio Meldolesi e Leo De Bernardinis, persone che per il teatro di Bologna e non solo hanno dato la vita con passione, perché le buone pratiche si mettono in pratica, guardate, con una grande professionalità, una grande attenzione alla qualità del prodotto culturale, allo spessore di quello che si fa vedere, perché più aumentiamo la qualità di ciò che vediamo e più aumentiamo la qualità della nostra vita, e si mettono in pratica anche cercando di non far scappare dall'Italia e dai nostri territori i giovani talenti. E questo è un altro problema: quanti danzatori, quanti artisti, quanti attori escono e vanno prima a cercare la possibilità di far vedere i loro spettacoli e le loro sperimentazioni all'estero, perché qui non sono sufficientemente tutelati. Ecco, io credo quindi che una buona amministrazione, buona nelle sue ovviamente potenzialità economiche, qui sappiamo delle poche risorse tutti quanti, insomma è inutile che ci nascondiamo dietro a questa grave tragedia economica, mettiamola, eccola, in pratica, facciamo rete tra di noi, collaboriamo anche con umiltà, perché ogni tanto c'è anche un pochino
della presunzione nel volere fare da soli, quando invece mettendo insieme appunto le forze forse si riesce anche a proporre un teatro veramente dove le buone pratiche siano concretamente messe in atto nella quotidianità tutti i giorni con grande passione e cuore. Quindi grazie a tutti e vi auguro una grande e bella giornata.